Grazie di cuore. È una piazza incredibile, fatevelo voi l'applauso, perché siete veramente... Grazie di cuore. Grazie di cuore, scusate il ritardo, ma questa mattina ero in mezzo a tanta gente a Caserta, dopo Fondi saremo a Terracina, ad Albano Laziale, a Roma, stasera Orbetello, domani Siena, Firenze, Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche. Sabato mattina sarò agli Stati Generali della Scuola a Bari per mandare a casa la Azzolina sul banco con l'Orotello. Perché non se ne può più di un incompetente, incapace di dare certezze agli insegnanti, ai genitori, agli studenti. Le proposte della Lega sono chiare da mesi. Assumere i tanti insegnanti precari che lavorano nelle classi da anni, lavorare con le scuole paritarie per reperire nuove classi che servono, e invece la Azzolina con cosa si diverte da due mesi? Con i banchi, con le rotelle. Con i banchi, con le rotelle. E vorrebbe che fossero tutti i giorni mamma e papà a casa a misurare la pelle ai bimbi, perché non ha dato una lira alle scuole per misurare la fede ai ragazzi. Mandiamoli a casa, perché questi sono un pericolo per i nostri studenti. Sulla sicurezza, io sarò a processo, è vero, fra poco più di un mese, sabato 3 ottobre a Catania, andrò in un tribunale per rispondere dell'accusa di sequestro di persona, rischiando fino a 15 anni di carcere. Due riflessioni. Una, se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee e andare fino in fondo, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui. E io andrò fino in fondo e non mi arrendo. Questo è poco ma è sicuro. Due, se devo rischiare la galera perché ho difeso la sicurezza, i confini, l'orgoglio e la dignità del mio paese, vado in quel tribunale a testa alta, perché ho fatto il mio dovere. Ho fatto quello che mi avete chiesto di fare, e appena torniamo al governo i porti li blindiamo, perché in Italia si entra se si ha il permesso di entrare. Ne abbiamo le palle piene di spacciatori, scippatori, stupratori e perditempo vari. Però, visto che io sono un sincero democratico, se anche qua a Fondi ci sono tre figli di papà a cui piacciono i clandestini, portateli a casa vostra e manteneteli voi. Pagate voi. Facile fare generosi con i soldi degli altri, per non essere volgare. E quindi è questo. Però sapete perché abbiamo vinto? Ma ancora prima delle elezioni abbiamo vinto, perché vedervi da questo palco siete tantissimi, composti, ordinati, mascherati, distanziati, una marea di persone. Io vi ringrazio, perché è una mattina di agosto e per essere qua molti di voi hanno rinunciato al lavoro, al negozio, alla spiaggia, alla famiglia. Vi dico grazie. Vi dico grazie. E dico grazie anche ai quattro compagni con la bandiera rossa, perché mi fanno un'enorme simpatia. No dai, stiamo facendo le selezioni per Ciao Darwin, quindi servono alcuni volontari per la prossima edizione di Ciao Darwin, e quindi li abbiamo qua. Ma stavo dicendo, sapete perché vinciamo a Fondi? Ieri sera ero a Sapri, a centinaia di chilometri, nello splendido Cilento, e c'era un anfiteatro, ed era una sera di agosto, di villeggiatura. Secondo le forze dell'ordine c'erano più di 2000 persone a ragionare di futuro, e non eravamo a Milano o a Latina, eravamo a Sapri, al confine tra Campania, Calabria e Basilicata.
e c'erano 2000 persone con cui mi sono fermato fino a notte a discutere di futuro, di scuola, di lavoro, di giovani, di bellezza, di salute. E dietro agli alberi c'era qualcuno con la bandiera rossa che urlava e insultava. Sapete perché abbiamo vinto anche culturalmente, anche prima del voto? Perché io sono convinto che se in questa piazza stamattina ci fosse qualcuno di sinistra o un Renzi qualunque con cui voi non siete d'accordo, voi non sareste là a insultare, a fare casino, voi sareste a casa, sareste in ufficio, sareste in negozio, sareste in piazza. Perché la parola educazione, questo sì, quindi fortunatamente siamo profondamente diversi dalla sinistra che vive di rabbia, di rancore, di odio, di gelosia. Noi ai vostri insulti rispondiamo col sorriso e col lavoro. E con la gioia di essere italiani e orgogliosi di essere italiani. Questi vanno a caccia dei fascisti, ma non ci sono i fascisti. Ci sono italiani orgogliosi di essere italiani. E chi sceglie la Lega fa questa scelta. Prima vengono gli italiani. Ieri ho incontrato gli agricoltori deboli, che sono straordinari, e che mi hanno chiesto una cosa: Matteo, quando vai in giro, quando vai in televisione, porta la nostra voce. E io vi chiedo di fare una scelta politica, e qua siamo nella sede di uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Italia, lo chiedo ai consumatori, lo chiedo a chi va a fare la spesa, anche fare la spesa è un atto politico. Vi chiedo di comprare italiano, mangiare italiano, consumare italiano e bere italiano. E lasciamo sugli scaffali le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. Mangiamo i frutti della nostra terra e del nostro mare. Perché se poi mangiamo male, veniamo su come quelli là. Quelli secondo me mangiano formaggio francese. Così, a occhio, radical chic, mi raccomando, accogliamo clandestini, perché poi gli unici immigrati che conoscono sono le donne di servizio che gli fanno il letto la mattina e la sera perché non sono capaci di farselo da soli. È il bello della democrazia, quindi io vi dico, ovviamente sono settimane che sto girando Liguria, Toscana, Puglia, Campania. Pensate l'orgoglio di come è bello guardare avanti e non guardare indietro, perché solo qualche anno fa pensare di essere una mattina qua in mezzo a tanta bella gente a Fondi era impensabile come Lega, ma pensate che solo questa settimana sono stato 4 giorni fa a Foggia a salutare l'ingresso in Lega del sindaco di Foggia, 3 giorni fa a Reggio Calabria a presentare il primo storico candidato sindaco della Lega a Reggio Calabria, che dopo 40 anni di chiacchiere costruirà il ponte fra Reggio e Messina, tra la Sicilia e la Calabria, tra l'Italia e l'Europa. A sinistra chiacchiere, noi facciamo. Ieri sono stato in provincia di Salerno a incontrare una marea di bella gente, ieri l'altro sono stato in carcere a Secondigliano. Sono entrato e fortunatamente per il momento anche uscito. Quindi, però sono andato in carcere a Secondigliano, a Napoli, in pieno agosto, perché di solito i politici di sinistra vanno in carcere a vedere se stanno bene i detenuti. Io sono andato in carcere a vedere se stanno bene le poliziotte e i poliziotti, lo stesso vengono trattati tutti dei detenuti. Rimettere mattoncino dopo mattoncino le cose a posto, partendo dai nostri figli che sono il futuro, da una scuola aperta, libera e sicura, da una situazione fiscale. La Lega sarà in piazza a metà settembre con i dottori commercialisti che per la prima volta faranno sciopero, perché questo governo sta rovinando la vita a milioni di imprenditori. Pensate che hanno avuto la faccia tosta di far pagare le tasse ad agosto a partite IVA, autonomi e artigiani. È un governo di incapaci che non conosce il significato della parola lavoro, rischio, sacrificio. Come fai a far pagare le tasse ad agosto?
agenzia che è rimasta chiusa per mesi. Quindi un'Italia fondata sulla bellezza, sul futuro, sui giovani, sulla salute e sulla sicurezza. Ripeto, anche qua ovviamente attenti, il governo ci chiede da mesi di essere mascherati quando si va a messa e non ti dà il segno della pace, e si entra una volta in farmacia, e si entra una volta al bar, e si entra una volta in negozio, e stai attento. Io ho fatto una vacanza con mia figlia per qualche giorno, e per andare sul trenino giustamente metti la mascherina, per andare sui gonfiabili giustamente metti la mascherina. Quindi per gli italiani, controlli, multe, chiusure, maschere, sacrifici, e intanto questo governo di incapaci ha fatto sbarcare migliaia di balordi che girano per l'Italia senza controllo, senza rispetto, senza precauzione, senza ordine e senza legge. Quindi riprendiamoci, a partire da fondi, a partire dalla squadra. Fatemi ringraziare le donne e gli uomini che ci mettono la faccia per la Lega a Fondi, a Terracina e in tutti gli altri comuni della provincia di Latina e del Lazio che vanno al voto. E vi faccio una piccola grande promessa: se voi il 20 e 21 settembre farete una scelta di libertà, di serietà, di futuro, se vengono tanti sindaci, se vengono tanti nuovi governatori, se va come va, se l'aria che ho respirato in questi giorni in giro per l'Italia, dal Veneto alla Puglia, dalla Calabria alla Liguria, da questa mattina incredibile a Fondi, io poi non so se i telegiornali vi faranno vedere, perché di solito vi nascondono sempre, però possono controllare i telegiornali, i giornali, le radio, le banche, i sindacati, il PD con i suoi soldi può comprarsi l'informazione, ma una cosa non si possono comprare: voi, le vostre teste, i vostri cuori, il vostro onore, il vostro coraggio. Se voi vincete con la Lega a Fondi, io poi do la lettera di licenziamento a Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e la compagnia cantante. Viva la libertà, viva l'Italia, viva la Lega e viva le donne e gli uomini di questo paese. Grazie. Grazie e grazie di cuore. Telefonino, si entra dalla mia